Ci chiediamo spesso come facciamo a testimoniare nella nostra società, cioè con che atti, con che cose pratiche poi alla fine, perché poi se no diventano solo parole, 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 ok, però poi bisogna fare qualcosa di concreto. Esatto, il concreto va fatto fortemente. Credo che il Vangelo ci... Ho contato quanti miracoli, andate a rileggere, quanti miracoli ci sono nel Vangelo e quante guarigioni, la parola guarire. Sono 19, 7, sono tutte. C'è un'invasione continuamente di queste letture, di queste guarigioni, però tutte poi ritornano al tema della salvezza, della solidarietà. Quindi io chiedo, se ho un consiglio da dare a me stesso e a voi. Cammino della povertà, dei luoghi della povertà è fondamentale, quindi diventare familiari con i poveri nel linguaggio, riportare dentro anche un alfabeto nuovo, un alfabeto di pace però. Papa Francesco ci ha scosso a questo livello. Papa Giovanni XXIII parlava della medicina della misericordia, della pace mentalis in momenti di difficoltà. Qui addirittura non stiamo neanche più discutendo quanto sciupiamo nel mondo con gli armamenti. Adesso viene fuori questa ondata di richiamo del servizio civile. Vorrei perché i giovani diventassero servizio d'ordine. Nella scoperta del servizio civile c'era l'esplosione della gratuità, del valore della gratuità, fare senza... Che cos'hai che non hai ricevuto, dice Paolo. E se tutto è ricevuto, perché ti comporti come se non l'avessi ricevuto? Io vorrei far riflettere sulla gratuità. Cardinal Martini mi ha insegnato in Casa Carità, attenzione, se vivi la condivisione e la carità, non farlo per l'apologia di dire vedete la Chiesa come buona, aiuta i poveri, siamo noi. Ma ti devi far inquietare dai poveri per cambiare. L'aiuto con i poveri dalla condivisione chiede conversione, chiede interrogativi tuoi di cambiamento e chiede una Chiesa povera che vive la povertà come condivisione. Questo è il grande cammino che dobbiamo fare. In fondo, Francesco d'Assisi. La grande scena è stata quella di aver abbracciato i lebbrosi. Luigino Bruni l'altra sera mi ha raccontato una cosa che non sapevo, che racconto anche a voi. Dice che quando nella Basilica di Assisi ci sono tutti i dipinti di Giotto che raccontano tutta la storia di Francesco, manca un episodio, che è quello di Francesco che abbraccia i lebbrosi. Chi finanziava quell'operazione lì disse questa scena non metterla perché altrimenti non riusciremo a avere risorse sufficienti per andare avanti a completare l'opera. Vale anche oggi. Noi dobbiamo sorprendere con la Chiesa, questa è la grande lezione profetica di Papa Francesco. Ecco, dobbiamo andare anche là dove nessuno c'è. Se c'è un mandato che la Chiesa ha, non diventare religione civile che aiuta tutti, ma stare là dove nessuno c'è, se do qualche richiamo così ai giovani di Azione Cattolica, dico, state là dove non c'è nessuno, dove si perde. Dove se è in perdita, state coi rom, coi sinti, difficile, dove viene fuori. Non perché è bello più degli altri, che lì non ci va nessuno, tutti gli altri invadono di bontà, ormai siamo pieni di sacchi di buone spese, guai se non ci fossero, eh. Però noi facciamo la battaglia sui diritti, facciamo la battaglia sulla regolarizzazione degli immigrati, facciamo la battaglia di giustizia invece che di solidarietà, ma stiamo anche dove non c'è nessuno, che è il cronico, che sul quale non c'è più quello che ormai è anziano, è la sofferenza psichica. Sabato farò un convegno sul tema della sofferenza psichica, salute mentale, dove ci si rende conto quante telefonate mi sono arrivate di genitori che hanno i figli all'ospedale psichiatrico giudiziario o comunque che soffrono, che erano chiusi in casa e non riuscivano a tenerli in casa, sentendosi quasi colpevoli anche loro. Penso al tema della disabilità, come non citata solo come testimonianza, ma citata come modo da cui ripartire per ricavare continuamente il senso della fraternità e della giustizia. Credo che sia la profezia di Papa Francesco, che dice abbiamo bisogno di una Chiesa che fa profezia. Sì, queste, ci sono tante famiglie abbandonate, proprio famiglie di ragazzi con disturbi psichici e soprattutto non inserite in una rete, cioè quello che manca a volte, che si vede mancare tantissimo, è questa comunità che in qualche modo supporti ed è assurdo a volte pensarlo in un paese che in teoria dovrebbe essere avanzato come il nostro. La solitudine diventa drammatica. Se c'è uno dei drammi è proprio quello della solitudine. Noi invece abbondando, noi dobbiamo non convivere, ma masticare il silenzio.
perché il silenzio è importante, bisogna avere una grande interiorità. Vedi, anche dalle immagini di chiesa, anche del sottoscritto come di altri, li chiamano preti di strada, preti di comunità, quasi che fosse segnalato questo. Invece siamo preti perché qui ci sta la vocazione, la gioia dell'essere dentro nella normalità. Sì. Dovrebbe essere normale per tutti. Sì, ma è normale, dovrebbe essere. Il rischio di avere una chiesa impantanata nelle ritualità esteriori, qua se non ci fosse l'Eucaristia, la celebrazione, certamente. Ci è mancata tutto. È mancata, però non è mancato la prova che il Signore ci ha dato. Molta gente ha scoperto il valore dell'Eucaristia sentendo la mattina Papa Francesco alle 7, anche se non sono mai andati a messa, con tutte le prediche che c'era, che erano prediche di un pastore, chi le sentiva al mattino, ma così normali sembravano, però erano così appassionati, si travedeva lì che c'era uno che masticava la parola, che pregava. Questa è la testimonianza che dobbiamo dare, con l'entusiasmo anche forte, e vivere il dono dello spirito e questa profonda spiritualità. Ecco, questo è un momento fondamentale dove andare a testimoniare la bellezza e la gioia, che ha dentro anche il senso della fragilità, della debolezza, ha dentro il segno della conversione del cuore, della misericordia e del perdono. Noi abbiamo invece qualche volta un senso di giustizia che è scaricare le persone, butta via la chiave e così via. Non crediamo nella misericordia, nella capacità di rigenerare. Il Venerdì Santo, vi ricordate tutti quella via cruce, okay, del Venerdì Santo, dove tutti ci siamo commossi. Ma quella commozione deve diventare cultura giuridica, deve diventare cultura di capacità, deve diventare un modo di non scandalizzarsi se si va a dialogare anche con qualcuno cui si dà una speranza di riscatto, perché se no nasce la cultura, la pseudocultura della pena di morte ovattata di via tutti rispetto a questo. Nasce questo senso del sovranismo e populismo chiuso su se stessi, del giustizialismo. Ecco, quella via crucis là non era soltanto un inno alla misericordia, era una grande interrogativa profetica a noi cristiani, a noi donne e uomini di buona volontà. Credo che sia una cultura che va portata dentro. E allora anche tutte le esperienze di condivisione che si può fare, suscitando volontariato anche nelle carceri, nei luoghi di abbandono, hanno dentro questa motivazione spirituale, deve cantare questa motivazione spirituale. Non possiamo essere agenti sociali soltanto, lo dice uno che spende la sua vita l'80% per fare agenzia sociale. Ma appunto per questo dico, però deve palpitare, chi ti incontra deve avvertire questo. Il movimento, prima la comunità che stiamo mettendo insieme, qui auspico anche tanti giovani si muovano dentro ad aiutarci insieme. L'ho vista nel sud, l'ho vista in alcuni territori. Monsignor Savino, che è un mio amico prevescovo di Cassano Ionico, della Calabria, nella piana di Sibari sostanzialmente. E l'altro giorno è andato a prendere 4 persone che volevano essere sbattute via e li ha portate, ospitate nel seminario, facendo un gesto che ha sconvolto un po' il territorio. Poi mi dice sempre, faccio queste cose ma perché c'è dentro il Vangelo, perché voglio vivere la Chiesa lì, non soltanto un'azione buona umanitaria. Qua se non ci fosse con competenza, altrimenti si fa del male. In questi giorni di pandemia abbiamo visto quanta professionalità ci voleva e non siamo riusciti a salvare perché abbiamo investito anche in professionalità, in cura, ma credo che sia importante. Nel Vangelo si dice, io cito sempre, che poi lui aveva già scatenato un po' tutto, rovesciato i banchi, però quando era lì nel Tempio guardi i ricchi che mettono la moneta forte e poi c'è lì una poveretta che dà niente. Eppure dice, e lì, quella è la vera agenzia sociale, è quella della gratuità. Il rischio oggi è di diventare impresari tutti, lo dico anche al terzo settore, anche io, attenzione a non diventare gestori, lo dico anche a una chiesa che fa tante opere. Quando abbiamo inventato la Caritas, Paolo VI la volle, io che ai tempi ero giovane, e volle. La preoccupazione di Paolo VI, perché sembra che tutto sia di Papa Francesco. Paolo VI vede la Chiesa che era OPA, cioè opere di misericordia assistenziali. Quindi inventò la Caritas. La Caritas la inventò per dire, attenzione, la carità deve entrare nella comunità della Chiesa per vivere la pedagogia della carità, essere educati dai poveri. Adesso non vorrei che ridiventassimo ancora OPA, cioè tante opere che perdono però la dimensione
della pedagogia della carità, del rimettere in circolo questo, per cui ci si delega alla Caritas l'assistenza ai poveri, alla chirurgia e li separati insieme. No, la carità attraversa tutto complessivamente, investe la liturgia, investe la cultura, investe la catechesi, l'insegnamento. Il Cantico dei Cantici dice spesso questo, che la morte è sconfitta dall'amore, l'amore è più forte della morte. Tra l'altro, quando in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni si dice: quando sarò innalzato, trarrò tutti a me. Quel verbo trarrò è uguale al verbo che si usa nel Cantico dei Cantici. E questa immensa attirare a me, dove si sviluppa anche la felicità, la poesia dell'amore. Credo che sia importante, la bellezza. Io in questo periodo ho cominciato a scrivere poesia ancora. Perché ci sono i sentimenti che vanno custoditi. Perché altrimenti non si riesce a metterli dentro. Ho riletto tanto, ho messo Rilke dentro nel mio diario. Poesie di Turoldo le ho rilette. Di Adamerini. Sì, anch'io ho ripreso le poesie, è vero? È stato... perché ti danno un senso di al di là, un senso di, anche di speranza, secondo me, perché sono cose che parlano all'animo. Esatto, ma come le musiche,